Hai detto, se si analizzano i dati, se ci si informa, il futuro è già, diciamo, capibile, non c'è bisogno di utilizzare una sfera di cristallo. E se questo, chiamiamolo il decennio 2020-2030, è il decennio, ormai è stato sancito il decennio dell'intelligenza artificiale, lo step successivo, Neuralink, cioè sarà Senza alcun dubbio, diventeremo cyborg. Attenzione, quando io dico cyborg, le persone si immaginano Terminator, metà uomo e metà macchina con l'endoscheletro metallico come il T-800. No, saremo potenziati, ma ricordate, già lo siete. Voi avete un senso in più. Tutti voi che mi ascoltate, avete un senso in più. Molti pensano che i sensi sono cinque, invece non sono cinque. qual è il sesto? Il settimo e il sesto, perché abbiamo la vista, abbiamo l'udito, il gusto, l'olfatto, il Ok. tatto, ma abbiamo anche altri due sensi, che uno è la famosa propriocezione, cioè noi possiamo riconoscere la posizione del nostro corpo nello spazio. Quindi se siamo sottosopra, anche se il nostro tatto fosse spento, il sistema tattile di pressione, galleggiassimo, sapremo riconoscere se stiamo in su o in giù, perché abbiamo gli otoliti all'interno del labirinto che vengono attratti dal centro della massa della Terra, ok? Quindi abbiamo un sesto senso che in realtà è la propriocezione, e poi abbiamo un settimo senso che è la nocicezione, che è la capacità di provare dolore. Infatti, quando il dentista ci mette la codeina e ci strappa il dente del giudizio, noi non percepiamo la nocicezione, però ce ne accorgiamo che ci sta togliendo qualcosa dalla mascella. Quindi in realtà questi sensi sono sette, ma c'è anche un ottavo, internet. Internet è un senso a tutti gli effetti. Mia figlia ride perché lo dico in continuazione, nei nostri viaggi intorno al mondo, nel deserto, con mia moglie che abbiamo attraversato il deserto del Kalahari. Io scherzavo spesso dicendo preferirei essere cieco, scusate perché era una battuta in privato, le battute rimangono in privato, non dovrebbero essere pubbliche, ma nella nostra macchina dicevamo Cecilia mia, preferirei essere cieco che non avere internet, perché senza internet io non mi oriento nel deserto, ero morto. Infatti in un punto del deserto del Namib dove ci siamo persi è mancato un soffio alla morte, lo sappiamo io e te, il panico totale, la morte. Dopo ho ritrovato la strada, ma praticamente internet è un senso, no? Ci fa orientare. Io quando vado in giro, adesso qui ci sono dei turisti che vogliono andare a vedere la casa di Santa Rosa o visitare San Pellegrino. Chiaramente hanno un senso, hanno il telefono con Google Maps o Apple Map e vengono guidati. Fra pochissimi mesi sarò il primo a comprarli, ci saranno gli occhiali che già mi indicano la strada. Quest'estate vado in Cina. Se io voglio vedere il grattacielo di Macao oppure un particolare negozio a Hong Kong, e dove lo trovo? A chi chiedo? Sì, Certo. posso chiederlo col telefono in italiano, me lo traduce in cinese, però userò il telefonino e andrò direttamente al negozio che vende pasticceria brasiliana a Macao. Quindi ha un senso. Infatti, se ce lo togliamo, naturalmente per quelli più grandicelli non lo è, ma per mia figlia di sicuro è un senso, e anche per i vostri figli.